Essi sostengono che volevano tagliare il monumento di Colombo con una sega. Dice che una ONG, che monitora il lavoro in enorme piedistallo. L'ingiunzione impedisce disegno scultura. Essi sostengono che volevano tagliare il monumento a Colombo. Ciò che rimane del monumento a Cristoforo Colombo, in piazza, che si trova dietro la casa Rosada omonimo, continua a generare polemiche sul suo smantellamento. Ora segnalare che, nonostante l'ordinanza del Tribunale del Lavoro si fermò fino a dicembre, hanno cercato di tagliare il braccio della figura femminile in possesso di una torcia e parte della base della scultura. Quello che assumiamo è che stavano per tagliare le braccia con una motosega. Denunciato dalla ONG Resto Demolire. Nei giorni scorsi i movimenti sono stati registrati in tutto ciò che rimane del monumento. Un'impalcatura ha guidato intorno alla base, e mise una penna rossa arrivò una gru. Siamo in allerta. Abbiamo denunciato questi movimenti sul record di parlare con il pubblico ministero. Nel caso. Rivlando cerca un rivale per quello della sparizione dello gatto di protezione dei disambio. Il monumento di tutto si trasforma in una cosa astratta. Ha detto l'avvocato Maria Carmen Arias Usan di Varas della ONG, sei attualmente in vigore un'ingiunzione che impedisce qualsiasi lavoro per rimuovere il monumento, mentre la giustizia regna intorno ai meriti. La verità è che l'opera, di proprietà del comune, cominciò ad essere smantellato per ordine del governo nazionale e poi spostarlo a Mar del Plata. Invece desidera inserire un monumento a Giovanna d'Azurduy, che fu donato dal governo boliviano ad un costo di $1 milione. Governo. Un motivo di preoccupazione alle ONG di quartiere in lotta per la tutela del patrimonio è l'arretrato di casi sullo stesso argomento. Di una parte un bene per la decisione non contraddittoria vengono rilasciati. Ma dall'altro? Volte al ritardo procedurale. La demolizione è dato in pochi minuti e procedimenti giudiziari sono lunghi. Si lamenta Usan di Varas. Il Ministero dell'Ambiente e Public Space Buenos Aires ha riferito che la situazione come segue paesi giorni fa. Quando la gru ha fatto alcune mosse. Hanno detto che di a parte del governo nazionale della manutenzione. Hanno spiegato che essi come riportato declider ispettorato per l'uso da vari public e potter breeder durante la notte sono entrati una gru a Piazza Colombo senza un permesso concesso dalla DWD. In questa situazione, una denuncia alla procura che il caso è stato introdotto. Il governo nazionale non ha comunicato nulla al riguardo. Il ministero è consapevole che il monumento di Colombo mentire. SISDA deteriorando di giorno in giorno perché non è stato pensato per essere in quella posizione. Nel mese di giugno, un team guidato da scultore nella tassidermia Domingo Telle che ha lavorato al restauro del corpo Evita da un'immagine e piedistallo di Cristoforo Colombo stava trasportando 92 anni di fronte alle coste del Rio de la Plata, era sdraiata accanto alla base, con altri pezzi di scultura, che è stato costruito da Arnaldo Zocchi e inaugurato nel 1921.
Essa immagine tenendo la torcia nella mano destra rappresenta il varo della nave per il mare, che ha portato al navigatore genovese in America. Si per la situazione. Ma anxor pronta inerzia del governo di Buenos Aires. E terribile. Perch il governo not sonale si riva in facci e non so come andre the finir. Ha detto Graciela Fernandez, un vicino, che partecipa alle proteste. Inoltre mediatore citi, Germán Gómez Coronado, una causa per fermare il trasporto motorizzato.